In effetti era un po' che i titolisti italiani non ci deliziavano con le loro perle in inglese, quindi in questo video vi voglio parlare un po' dell'operazione nostalgia per antonomasia del 2021, cioè Ghostbusters Afterlife, che da noi è diventato Ghostbusters Legacy. Ma devo dire che tutto sommato forse con questo lascito, con questa eredità a cui allude il titolo italiano misteriosamente in inglese, ci azzecca di più dell'originale. E vediamo anche perché, senza spoiler, nella recensione dopo la sigla. Parla di una famiglia formata da madre single e due giovani ragazzini, Phoebe e Trevor, che sono costretti a lasciare New York perché sostanzialmente sono senza un soldo e hanno dato lo sfratto al loro appartamento. Se non che, fortuna nella sfortuna, è morto un nonno con cui non avevano contatti, che viveva in una cittadina in Culandia, nel cuore agricolo dell'Oklahoma che si chiama Somerville, e i nostri pigliano per una macchina e vanno lì. Se non che è un po' un'atmosfera da Lock and Key, la casa più che una casa è una fattoria molto diroccata che li accoglie con delle lamiere con su sprayato in giallo dei versetti dell'Apocalisse, tutto molto rassicurante, e in paese, tra parentesi, un paese congelato agli anni 80, in cui il posto per mangiare è un diner in cui ci sono i giovinastri del luogo che servono le cose sui pattini a rotelle, tutto così. Il 2021 non è ancora arrivato ufficialmente a Somerville, chiusa parentesi, e i locali riguardo al nonno scomparso, che i tre non conoscevano quasi per nulla, lo chiamano Dirt, da noi è Zappaterra, e dicono insomma che era uno un po' stralunato, stranissimo, che arava e zappava la terra ma non piantava niente, il matto del luogo. Dei tre non si sa chi sia più contento, meno contento in realtà, di questo trasferimento. Trevor, perché è un adolescente alto, lungo, dinoccolato, casco adolescente con la faccia da Stranger Things, se non fosse che poi l'attore proviene appunto da lì, che viene sradicato da New York e portato in questo posto, si prende subito la scuffia per la ragazza giusta del luogo, che in realtà è la versione volevamo Zendaya ma costava troppo di questo film. La piccola Phoebe, che è una geniale nerd secchione, molto orgogliosa di esserlo, e per questo motivo le sue capacità di interazioni sociali non sono proprio al top, e la mamma single di quelle proprio no nonsense, che super pragmatica così non riesce a mettersela via del fatto che il nonno abbia abbandonato la famiglia e adesso loro si trovano in questa casa abbastanza diroccata e lei non ha mai capito perché, insomma, è stata lasciata alle spalle dal nonno. Com'è prevedibile, il nonno non era veramente tutto toccato nel cervello come suggeriscono, ma aveva intuito che c'era una minaccia più grande e si è ritrovato a Somerville perché per tutti dei motivi questa cittadina era cruciale per difendere la terra rispetto a, siamo in un film di Ghostbusters, diciamo minacce ectoplasmatiche. E così, intanto che la piccola Phoebe, molto versata nella scienza, Trevor, la mamma e altri personaggi, tra cui l'insegnante della scuola estiva dopo scuola, chiamatela come volete, interpretato da Paul Rudd, prendono coscienza del pericolo, diciamo alcune figure molto versate in ambito di fantasmi e con una pluridecennale esperienza si paleseranno, perché magari è anche il caso di dare una mano a questa nuova generazione di acchiappafantasmi. Questo è quanto sulla trama. Com'è Ghostbusters Legacy? Come prevedibile e come si era capito già dai primi trailer, è un film davvero fatto bene, in cui è stato messo il soldo, la voglia e anche l'amore. Contiamo comunque che Jason Reitman gira con suo padre al fianco tutti i giorni, padre che ha diretto il classico dei classici Ghostbuster dell'84, mi pare, e di schema iniziale all'epoca, non proprio durante l'uscita, ma qualche anno dopo, quando ero ancora piccola, io Ghostbusters li ho visti, ma non è mai stata una di quelle videocassette che rimettevo a rullo. Quindi, diciamo, rispetto magari a persone che hanno qualche anno più di me o dei gusti un pochino più diversi, io non sono quella che si commuove subito appena parte perché ha un profondo legame emotivo. Ho trovato questo film, cioè, questo film oggettivamente è molto bello, molto ben fatto, la regia è stupenda, tra l'altro Jason Reitman è quello di Thank You for Smoking, quindi dal punto di vista di regia, cioè, bello che ci sia il padre, ma non ha bisogno di particolari aiuti. Tutto è fatto bene, gli effetti speciali, la produzione, la fotografia, la colonna sonora, il montaggio, le scene
con la Ecto One, tutto è veramente fatto molto bene. Quello che trovo che sia veramente ficcante, e adesso scusate, devo prendere gli appunti perché mai una volta che mi ricordi un nome che sia uno, sono state le scelte di casting di questo film, che ha una storia che funziona bene, ma che, non so, rende al 200% grazie agli attori che sono stati interpellati. In particolare, trovo che tantissimo del lavoro lo faccia McKenna Grace, cioè la ragazzina che fa Phoebe. È un casting alla Stranger Things, cioè quelle facce bambine, adolescenziali, perfette, unite a un piccolo interprete, un giovane interprete che riesce con uno charme che ti lascia disarmato a mettersi sulle spalle un film così grande, perché lei di fatto è la protagonista di questo film, e a restituire l'ingenuità, la dolcezza di un personaggio così giovane, e soprattutto a buttargli tutta una serie di battute, sia comiche sia drammatiche, che arrivano altro che fuori tempo massimo dopo questo praticamente decennio in cui si è girato, rigirato ogni singolo stereotipo degli anni 80, e lei le fa funzionare, le mette lì con una naturalezza, secondo me, disarmante. Se il film è così riuscito è anche perché hanno trovato questa interprete perfetta. Film Finn Wolfhard, che abbiamo già visto in Stranger Things, sostanzialmente è la prova provata che quel casting è stato strepitoso. Tutti gli attori di Stranger Things, non solo della prima stagione, li stiamo rivedendo qua e là, e non in ruoli di ripiego, molto di più per dire dei casting di Game of Thrones, che comunque anche lì hanno avuto un discreto successo, e niente, lui che è sempre più alto, comunque bravo, consapevole di se stesso, anche qua ineccepibile nel ruolo dell'adulto, del giovane adulto dinoccolato, sia fisicamente sia un po', diciamo, caratterialmente. E poi ci sono Porrade e Carrie Coon, che non avevo assolutamente collegato a essere la sorella di Gone Girl, ne parlavo ultimamente, tra l'altro è uscita questa news che lei ha detto che non si piace nell'amore bugiardo, e subito David Fincher, che ormai è diventato un pezzo di pane, altro che quando faceva piangere Jake Gyllenhaal sul set di Zodiac, le ha scritto e ha detto: "No, non è vero, sei stata brava, e David, scrivimi quando vuoi". E loro sono bravi a coadiuvare, diciamo, questo cast dei giovinastri. Se non volete spoiler, io non darei troppo un'occhiata al cast e alla lista del cast in generale. E quindi sostanzialmente la mia considerazione finale su questo film vuole essere che, come operazione nostalgia, è la migliore operazione nostalgia possibile. Certo, dipende da come voi vi ponete rispetto a questo tipo di forti omaggi con tante citazioni, tanti ritorni e tante cose prese di peso dall'originale e riadattate con un grande dispiego però di mezzi e fatti veramente bene. Cioè, di queste operazioni ne abbiamo viste tante. Questa è una di quelle con il mood, con l'approccio e con il risultato migliore. Come operazione nostalgia, a patto proprio di non soffrire anche solo, non so, come concetto, l'operazione nostalgia, questa è perfetta. È una delle migliori viste negli ultimi anni. Il momento in cui mi si è alzato un po' il sopracciglio è stato quando il film, cosa che però avviene soltanto nelle fasi più che finali, butta lì un ma cioè, se fosse solo un film standalone, autonomo e autoconclusivo, che vuole essere un omaggio fatto in questi anni, perfetto, sarebbe davvero un gran bel film. Il momento in cui mi trova un pochino più dubbioso, secondo me, sbava un po', è quando dice: "No, ma questo vuole essere anche la fondazione della nuova generazione di acchiappafantasmi", perché è un po' il rovescio della medaglia. Se fai tanto bene quella cosa di omaggiare prendendo le cose del passato e rimettendole dentro fatte bene, significa che in realtà non, cioè, mi dai veramente pochissimo di, non voglio dire nuovo, ma che non sia appunto passato con cui giustificarmi un voglio farci altri 13 film. E detto questo, voglio dire una cosa che potrebbe essere controversa, ma secondo me è arrivato il momento di fare i conti con un errore passato. Considerando questa aspirazione del film di franchise, secondo me, pur essendo Ghostbusters Legacy infinitamente migliore sotto praticamente ogni punto di vista al Ghostbusters, quello femminile, diciamo, il Ghostbusters delle donne del 2016, quel film pensato per essere un nuovo Ghostbusters e per far partire un franchise, pur essendo tecnicamente inferiore in tutto, era molto molto meglio. Innanzitutto io trovo che all'epoca la reazione sia stata francamente esagerata, perché
perché ci sono tanti modi di sbagliare un film e quel film nel suo essere sbagliato tante cose le azzeccava, devo dire, e sbagliava nel modo giusto, cioè sbagliava osando fare qualcosa prendendosi dei rischi e non sbagliava in quel modo triste di stare indietro e di non osare nulla. E rispetto a questo film qua, quel film è enormemente più prendo i Ghostbusters e ci faccio qualcosa, ma non appropriandomene e rimettendoli lì, ma tentando di prendere lo spirito e di portarlo in questa realtà, di farne una versione diversa, di averne una nuova visione. Sotto quel punto di vista lì, quel film secondo me è incredibilmente più riuscito di questo. Se questo voleva essere solo un omaggio, una sorta di reunion, chiamatelo come volete voi, sarebbe stato perfetto. Però da quel punto di vista, Ghostbusters del 2016, che è stato così tanto vituperato e così, neanche un film 20 volte peggio di quello avrebbe meritato l'odio che, cioè, è diventata una questione ideologica, in gran parte dovuta al fatto che le protagoniste erano donne, ma non solo, che va portata oggi l'amore che sta suscitando questo film per il fatto di essere talmente sibile da, cioè, proprio da non osare cambiare praticamente quasi nulla, a parte la mossa comunque di spostarsi da New York a Somerville, su cui poi voglio fare una considerazione. Ecco, secondo me mi sono un po' persa via in questo discorso, ma si è decisamente esagerato all'epoca. Ecco, l'unica scelta forte che fa questo film è di spostarsi da New York a Somerville. E secondo me questo è molto intelligente da parte di Reitman, è capire che c'è stato un allievo postumo del maestro, che è Ghostbuster 84, che ha fatto meglio di questo nuovo allievo che è Ghostbusters Legacy. Mi riferisco a Stranger Things, perché è impossibile non vedere questa cittadina che sembra cagata fuori dagli anni 80, scusate il francesismo, e tra l'altro non c'è neanche campo nei cellulari, giusto per reiterare questa cosa, e non pensare a Stranger Things. Cioè, il pregio di Ghostbusters Legacy è di aver capito chiaramente che non si può ignorare questa cosa, e ignorando si finirebbe nell'area dei perdenti, e quindi di inglobarla in questo modo. Però da qui a fare qualcosa che ributti la palla in campo di Stranger Things e dica io ho fatto questo, vediamo adesso tu cosa fai, questo non avviene. E secondo me questo è un po' il limite di questo film, che però mi sento di dire, se non avete un forte pregiudizio nei confronti dell'operazione di nostalgia e anzi amate Ghostbusters originale, io mi sento di dire adorerete. E questo era quanto avevo da dirvi su Ghostbusters Legacy. Ci troviamo presto per parlare di altri film inglesi con il titolo italiano in inglese ma diverso da quello inglese originale, sempre qui su Girando Presente, e vi auguro buona visione.